Vi leggo anche l'imperatrice, visto che ho ancora un po' di tempo. Anche questa è una carta particolarmente bella, nel tarocco di Wirt. Di cui comunque io avevo già fatto uscire un'analisi, ecco, comunque se qualcuno poi se lo volesse leggere per iscritto. È la Venere Urania dei Greci, la Vergine dei Cristiani, la Pistis Sofia degli Gnostici, tutto nella sua figura, a cominciare dalle ali, simbolo dell'aria e quindi del piano mentale, allude alla prontezza dell'intelletto e alla versatilità delle idee. Ed è proprio grazie a questa superiorità intellettuale, simboleggiata dalla corona e dallo scettro, entrambi emblemi imperiali di comando, che l'imperatrice si eleva al di sopra del mondo oggettivo, fino alla sfera immobile della perfezione, dove risiedono i modelli platonici della realtà, gli archetipi, le idee primordiali da sempre compagne dell'uomo. Sorridente ma composta, consapevole della propria forza interiore, concentra nell'azzurro dello scudo tutta la serenità che la pervade. Domina con un'autorevolezza priva di sforzo, con un potere che non lo deriva dall'esterno ma dalla perfezione della conoscenza raggiunta. A provarlo sembrano intervenire anche le 12 gemme incastonate nella corona, delle quali solo 4 risultano visibili, che simboleggiano i 12 segni zodiacali, l'intero ciclo dell'esperienza dell'anima. Come nel caso della papessa, anche il suo essere donna, la sua energia yin, ricettiva, femminile, ci parla di fecondità. Non si tratta tuttavia della fecondità fisica e spirituale della donna madre, iniziata ai misteri femminili del sesso e della gravidanza, quanto piuttosto della fecondità intellettuale della Vergine, che tutto racchiude in sé come fermento ancora in attesa di attuazione. È un po' il caso per quanto riguarda il concetto di dea vergine pagana, è un po' il caso di Atena, eh? L'imperatrice rappresenta dunque la scintilla mentale, la creazione della fase progettuale sempre precedente alla realizzazione pratica. Non per niente nell'alfabeto ebraico è collegata alla lettera Gimel e nell'albero sefirotico a Bina, il centro energetico dell'intelligenza creatrice. Niente, direi di, nel senso, poi ovviamente come dico il libro riporta anche i significati dell'interpretazione, però quelli come ho detto li trovate già sul blog che vi avevo linkato nel primo video che avevo fatto di introduzione ai tarocchi. Non escludo comunque di leggervi qualche altra carta, nel senso magari vedremo qualche altro significato, magari mi piacerebbe anche leggere la forza, già che ho un po' di tempo. Per dire, nel senso che di tanto in tanto magari vi farò comunque delle letture anche prese per quanto riguarda i significati di queste, delle carte, prese sempre da questo libro.